Ciao a tutti ragazzi, eccomi con un nuovo video sulla serie No Buy Here, sui prodotti in via di smaltimento, quindi quelli che stanno per finire, diciamo, la loro vita, che fra un po' non mi terranno più compagnia. Di alcuni sono contenta che finiscano la loro vita, di altri un po' mi dispiace. Comunque, per la maggior parte anche questi sono regali, diciamo, omaggi. Allora, il primo ancora Garnier, sempre della linea naturale. Come vedete, siamo quasi agli sgoccioli, anche se è un bel boccione che tiene parecchio posto. Probabilmente questo lo userò, lo riciclerò una volta finito il contenuto per metterci dentro magari un latte corpo che autoproduco, una crema corpo, qualcosa del genere. E questo è un prodotto ni per me, nel senso che dovrebbe essere un idratante leave-in, quindi di quei balsami che si lasciano sui capelli per appunto idratare i capelli, ma sui miei ha sempre fatto poco. Mi era piaciuta l'idea del prodotto che si lascia sul capello, però il profumo è buonissimo, la consistenza è ottima, ma per i miei capelli non ha fatto tantissimo. Io ho dei capelli molto esigenti perché sono grossi, ricci, ne ho tantissimi, ce ne sono tantissimi sulla testa e quindi insomma. Sono dei buoni tester, diciamo, molto esigenti, però ecco, non credo che lo ricomprerò. Un po' anche c'è da dire che questo formato così grande, sono 400 ml, quasi mezzo litro, dopo un po' vi stufa, quindi o lo intervallate con altri prodotti, ma è una cosa che io non amo fare perché non mi piace aprire 500 cose e averle tutte insieme nel bagno. Anche perché poi si rischia di non portarne a termine nemmeno una, e però non lo so, cioè, per i miei capelli non va benissimo. Considero che sia comunque un valido prodotto, che magari non fa molto appunto per me, per quei capelli molto esigenti. Spero nel giro di un mese, massimo due, di finirlo comunque. Un altro prodotto per capelli che invece non mi è piaciuto per niente, ma nonostante questo mi sono riproposta, ho superato la metà e mi sono riproposta di finirlo. Tra l'altro non è neanche eco bio, quindi probabilmente mi sono lasciata attirare, questo l'ho comprato io, mi sono lasciata attirare dal fatto che aiutasse a disciplinare i ricci e dal colore, non lo so. Comunque il profumo è buono, ovviamente come sempre in questi prodotti ultra commerciali. È un prodotto in spray, anche questo si mette sui capelli tipo balsamo senza risciacquo e dovrebbe aiutare a definire i ricci perché fa un po' l'effetto acqua di mare, diciamo, no? Acqua salata. Non lo so, in realtà sui miei li ha solamente fatti diventare più crespi, quindi non lo so, lo finirò, tanto comunque essendo uno spray liquido finisce abbastanza alla svelta, giusto perché ricordo di averlo pagato circa 6 o 7 euro, cosa strana per me. Come fascia di prezzo, quindi mi sa che arriverà alla fine, anche questo non lo butterò prima di finirlo. Gli altri prodotti invece sono dei prodotti di make-up. Chiaramente ho dei detergenti come shampoo, bagnoschiuma, eccetera, che sono in via di utilizzo finale, diciamo, di fine vita, però come vi dicevo nell'altro video non ve li farò vedere perché sono prodotti comunque di uso comune che vengono consumati molto alla svelta e di solito io e il mio compagno li usiamo gli stessi tutti e due, quindi insomma si consumano molto velocemente. Ci laviamo, diciamo, ecco. Allora, i prodotti che vi voglio fare vedere, partiamo prima dai regali, dagli omaggi. Sono ben... No, aspettate. Me ne manca uno. Me ne manca uno perché secondo me è una matita che ho già finito. Ce l'ho nei miei ricordi, ma l'ho finita nei giorni scorsi. Allora, questa che sembra abbastanza lunga, in realtà, cioè ormai è, insomma, ha superato di gran lunga la metà. È una matita sopracciglia che mi ha regalato mia madre perché l'aveva presa per le sue sopracciglia grigie, ma in realtà è un biondo freddo scuro e quindi per le sue sopracciglia non va bene, nel senso che sembrano impolverate quando la usa, per cui l'ha data a me, che invece io ho le sopracciglia castano chiaro, adesso sembrano più scure dal video, però castano chiaro ne ho poche, per quello che uso la matita sopracciglia ne ho sempre avute poche, non è che le ho tolte,
E quindi di qua c'è lo scovolino e quindi insomma questa nel giro di un paio di mesi, visto che la uso tutti i giorni, conto di finirla, di quelle temperabili conto di finirla. Non so se la ricomprerò, questa è naturale, comunque ha una buona durata sul viso, vedremo se la ricomprerò. Un'altra invece che è stato un mio acquisto sbagliato, però vedete me la sono fatta andare bene. Presa al Lidl per curiosità, ne parlava una ragazza per provarla, visto che io le fulmino praticamente queste matite, sempre matita sopracciglia, ma questa per me è un po' troppo scura perché tende al castano scuro nero e quindi insomma fa un po' l'effetto disegnate col pennarello, quindi la uso quando ho tempo di stare lì a fare un po' i peletti perché altrimenti sembrano proprio disegnate col pennarello. Per questo motivo, visto che quasi la odio, voglio finirla. Poi invece passiamo ai regali. Questo ombretto della Kiko, cioè scusate, passiamo ai regali, continuiamo con altri regali. Questo ombretto della Kiko in realtà me l'ero un po' dimenticato, nel senso che io non metto sempre l'ombretto, però questi in crema di solito me li produco io, ma questo ha un colore che è bellissimo, non so se riuscite a vedere, che con gli occhi castani, con le pagliuzze diciamo gialle ambrate che ho io sta benissimo ed scrive molto tra l'altro, è un grigio verde, adesso qua vabbè ovviamente con la luce che c'è non si capisce molto, comunque è un grigio verde scriventissimo in crema che si fissa sull'occhio ed è in realtà, a voi sembra quasi pieno, in realtà è abbastanza scavato perché arrivava fino proprio al bordo e per un prodotto così in crema non è facile scavarlo tanto, quindi questo siccome ce l'avrò già da quasi 2 anni voglio giustamente usarlo e finirlo, visto che mi piace sia il colore che il tipo di prodotto. Voglio finirlo. Terrò lo scatolino perché è molto bello per farci magari un burro cacao, qualcosa del genere. Poi, due prodotti per le ciglia, cioè questo fa quasi paura vederlo. Comunque, questo non è neanche Eco Bio, però mi è stato regalato, non mi ricordo più da chi, forse da una profumeria dove ho fatto un corso. Comunque. Sapete che i mascara non durano molto aperti, ha questo scovolino che è un po' particolare, ma è molto molto di quelli in silicone, si piega così. È molto molto buono come prodotto. Io non l'avrei comprato di mio perché la Maybelline, tra l'altro, credo che non sia cruelty free, quindi non è che amo tanto neanche usarla, però come marca, però diciamo che. Il mascara è un prodotto che io amo e odio, nel senso che io ho le ciglia lunghe ma non molto folte e avendo comunque l'occhio, adesso non so se si vede, la palpebra un pochino cadente, che ce l'ho anche da quando avevo 20 anni, non è un discorso d'età, anche 15 anni, proprio com'è conformato l'occhio, le ciglia lunghe e scure stanno molto molto bene perché danno un'idea di maggiore apertura dell'occhio, soprattutto con gli occhiali che tendono un po' a rimpicciolire gli occhi. Però non lo so, quelli non waterproof non mi piacciono perché ho sempre paura che lacrimandomi l'occhio facciano quel bel rigone da film nero proprio di quando una piange e gli scende il mascara. Poi per altri invece quelli waterproof, quindi che resistono alla lacrimazione, al sudore, eccetera. Ci vuole veramente una vita a struccarli, devi strofinare l'occhio, usare i prodotti bifasici, insomma, quindi io spesso mi strucco, magari quando mi trucco è per uscire, quindi magari mi strucco, non so, arrivo a casa per l'ora di cena, mangio, mi metto sul divano, mi strucco magari alle 11 o a mezzanotte prima di andare a letto e non ho voglia di stare lì un quarto d'ora, mezza addormentata a struccarlo e neanche ovviamente andare a letto con le ciglia, col mascara sopra, quindi. Non so, il mascara è un prodotto un po' che tendo a non usare. Nonostante questo, però, ne ho anche un altro da finire. Questo ho provato a prenderlo io nella speranza che questa linea, che è vegana della Kiko, prendesse piede, diciamo, cioè entrasse nella linea permanente. Io cerco sempre sia al supermercato che in erboristeria, insomma, in tutti i prodotti che compro, anche nei tessuti, eccetera. Di favorire le linee vegane, fare in modo che prendano piede, quindi do il mio contributo, diciamo, all'acquisto di queste linee. E questo mascara allora mi piace se non fosse per il fatto di avere questo scovolino gigantesco che cioè, è più grande del mio occhio e sinceramente non diciamo cosa assomiglia come forma e dimensione, però nel senso ha un altro tipo di spazzolino, ecco quello che volevo dire.
però resiste bene sugli occhi, eccetera. L'unica cosa è che non dà irritazioni assolutamente. L'unica cosa è che è veramente, veramente impegnativo da mettere senza fare macchia, perché la Kiko ha questa mania di fare degli scovolini giganteschi, non so per che motivo. Cioè, Kiko, se mai guarderete questo mio video, vai con questa linea vegana, però cioè, cercate di fare gli scovolini un po' più piccoli, perché altrimenti è veramente difficoltoso metterlo in mascara. Restiamo sempre in linea Kiko con questo rossetto. Aspettate, perché questo merita di essere visto. Allora, ha voluto imitare i brand più che sappia io più di alta profumeria, tipo Chanel, Yves Saint Laurent, eccetera, quelli che hanno i rossetti magnetici, cioè per aprirli hanno le confezioni di metallo come queste, per aprirli bisogna fare tipo un click e cercare di estrarre il bullet che c'è dentro. Non è facile, vedete, è un'impresa non facile perché in effetti non lo so se è rotto questo o meno, è l'unico che ho di questa linea. Comunque è uno di quei rossetti che non sporcano la borsetta, diciamo, delle signore se dovessero aprirsi, perché appunto non si può aprire come avete visto. E questo rossetto è un colore molto neutro, ha un malva marroncino, tipo colore delle mie labbra, ma meglio, diciamo. Vediamo se riesco, perché adesso non ho sul rossetto, vediamo se riesco a fare un'applicazione in diretta senza fare pasticci. Non so cosa si vedrà. Io di solito, vabbè, scusate, l'ho messo male perché adesso mi sto specchiando sul telefono, quindi io di solito questo rossetto lo metto e poi lo tampono con una velina, non si muove più da dov'è, e resta appunto su per tutto il giorno, è da questo colore neutro, molto molto portabile, ed è praticamente arrivato, vedete? Cioè, arrivava fino qui all'inizio, è arrivato a metà della sua vita, quindi io lo vorrei finire, insomma. Adesso con la mascherina lo metto veramente pochissime volte, però con il trucco appunto di tamponarlo non sporca la mascherina e quindi si può usare, insomma, un po' fine a se stesso, perché poi alla fine con la mascherina nessuno vede niente, però ogni tanto si toglie la mascherina e si può usare, insomma. Allora, ultimo prodotto Kiko è, credo, sì. È questa palettina un po' sporchina della linea naturale di ombretti, che allora voi, adesso non voglio ovviamente accecarvi, sono colori che vanno molto bene per il mio tipo di incarnato e anche tono di pelle, perché sono abbastanza chiari e caldi. E adesso da qui non si capisce, però molti di questi, almeno la metà, sono scavati, vedete, dall'uso. Non so se si riesce a vedere, secondo me non si vedrà niente, comunque vabbè, fidatevi. Sono scavati dall'uso e siccome sono cialdine piccoline, anche se io l'ombretto non lo metto sempre, vorrei appunto arrivare, diciamo, a finirlo, insomma, ecco, se possibile, a finirli, almeno la metà, ecco, a finirli. Come prodotto è naturale, molto buono, lo specchio è sporco, ok, comunque gli ho piantato una bella manata. E questa è sempre della Kiko, la Green Me dovrebbe essere la collezione, quindi anche questa vegana, cruelty free e eco bio oltretutto. Ultimissimo prodotto, perché ho già secondo me blaterato abbastanza, che voglio finire, anche perché non posso darmi delle mete troppo elevate, perché il tempo poi è quello che è, e l'uso è quello che ne faccio. È questo, non ne sapevo neanche l'esistenza prima di averlo. È un top coat, cioè uno smalto che si mette trasparente, che si mette sopra gli altri smalti e fa l'effetto gel. Allora, non è che io l'abbia amato tanto per l'effetto gel, cioè che spessisce un po' di più l'unghia, che comunque non è male. Adesso c'è proprio l'ultima pennellata, è trasparente, ma perché aumenta proprio la durata dello smalto, veramente. Io che sono una donna di casa e di mondo ormai, uso parecchio, ovviamente, cioè immergo molto spesso le mani in acqua, acqua e sapone, detergenti vari, eccetera, anche per l'autoproduzione. Quindi se metto su uno smalto, dopo un giorno e mezzo è già sbeccato e io lo detesto perché ha un effetto bruttissimo da vedere, lo smalto sbeccato, sembra proprio di una persona che dorme per strada.
E poi perché spesso non ho neanche il tempo di toglierlo poi completamente con l'acetone, e l'acetone, il solvente, non fa molto bene alle unghie, usato spesso. Questo, col fatto che aumenta molto la durata dello smalto, mi piace tantissimo perché effettivamente mi toglie quel problema del doverlo rimettere spesso. Ok, ragazzi, per il momento è tutto. Ci vedremo fra un mese quanti di questi prodotti, che per adesso tengo in una scatolina, appunto per tenermeli sott'occhio, riuscirò a finire, e poi ci rivedremo con questa serie fra un mesetto per vedere a che punto sono arrivati. Nel frattempo, se arriverò a consumarne altri, tanto da meritare il progetto smaltimento, vi rifarò un nuovo video di questo tipo. Per il momento è tutto, grazie per avermi seguito e a prestissimo. Un bacione!